Bentornati! Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video di reaction di Ti Spazzo in Due! Bravi, bravi! E niente ragazzi, come avete letto dal titolo, oggi è l'ottava puntata di Ti Spazzo in Due, della reaction di Ti Spazzo in Due. Ma prima di iniziare ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale qua sotto. Come qua sotto c'è sta il canale, mette like, commenta, condividi, tutte le cose che dovete fare sempre. Mi raccomando ragazzi, Quindi iniziamo subitissimo oggi con questa ottava puntata che sta quasi per finire la prima stagione di Ti Spazzo in Due, vi voglio ricordare, e fra qualche altra puntata inizierà la seconda stagione. Qua non si molla niente, non si molla, ma iniziamo subito! Sono Roberta, vengo dalla Croazia, conosco Carlo da 28 anni. Siamo anche vicini di casa, siamo amici e la casa di Carlo è un disastro. Buongiorno Roberta, buongiorno. Quindi iniziamo subito con questa nuova casa che, vabbè, è un disastro. L'altra volta era abbastanza tranquilla, lo sarà anche stavolta? No, e l'altra volta ci ha graziato, questa volta invece no. Vedo che nel water c'è tipo del petrolio, che cos'è? Madonna, iniziamo bene. Io sono Carlo, lavoro come operaio, vado via al mattino e torno la sera, non ho tempo per mettermi a pulire la casa e a fare tutte le pulizie. Sì, vabbè, questa è la solita scusa. Che sei campo, vado a lavorare, vado via fuori la Questa casa è invivibile. Grazie. Sporco. Grazie. Puzzolente. No, vabbè, quello no, non esageriamo adesso, sì. Dai. Puzzolente. Brava, brava, diglielo, ecco come stanno. Che fa schifo. Vabbè, meno male che stanno le paglione, che puliscono tutto. Ragazze, meno male che siete arrivate. Tu devi essere Roberta. Sì, sono Roberta. Carlo è su che vi aspetta. Sì. Preparatevi, eh. Io vado a fare le commissioni. Come ha detto, io me ne lavo le mani, io me ne vado. E vabbè, quindi Roberta si è data e mo so cos'è dei paglionico. Questa è la mia cucina, quello che rimane della mia cucina, in effetti, è tutto qua. La faccia, sua proprio così proprio. Vabbè, ok. Che ha bisogno proprio una pulizia profonda. Sì, soprattutto il pavimento, esatto. Che non so neanche come si può pulire. Io presumo che i pavimenti non vengano puliti almeno da 5 anni. Uno schifo. Io dovevo proprio dire uno schifo. Oh, esatto. E i pavimenti non lo sa come si possono lavare. Magari con una scopa, uno straccio d'acqua. Ma questo è il soggiorno? No, ma che soggiorno? Quella è la discarica personale, no? Quella è una zona dove ci butta solo la monnezza. È normale. Questa è la camera da letto. Sì, che bello, i cotton fioc così sull'armadio, le mutande così appese, così, quella appese, così, Orrore. Questa è una parte della mia collezione. Sono belli, ma li vedo anche molto impolverati. Sì, anche perché sono molto delicati. Preferirei che nessuno li toccasse. Io ho un metodo segreto per pulirli senza toccarli. Cos'è sta cosa del metodo di pulirli senza toccarli? Mi interessa, che c'ho, diciamo, un po' di set di Lego da dargli una pulita. Vabbè, c'ho pure le pretese. Oltre a fare le pulizie, noi
facciamo anche gli sgomberi e quando sgomberiamo molte cose vanno in discarica direttamente e molte cose le salviamo per il mercatino. Ah, brava, hanno aperto un altro business, hanno aperto proprio contemporaneo a quel, cioè, e si uniscono l'utile al dilettevole. Quindi... Oh, mamma mia, cosa c'è qua dentro? Quanta roba c'ha? Questa è solo la sala. Disordinata. La situazione è, se devo dire la mia, è tragica. È tragica, sì. E l'altra volta ta sei scampata, questa volta invece no, ve dovete fare un cuso così. Come senza cucina? Ma ci cazzo faccio? Mamma mia, ma che è quella cucina? Ma che ha i maccheroni per terra, il brodo? Abbiamo iniziato a sgomberare, far spazio a tutto, perché se no era impossibile iniziare a pulire. Ok. Sta proprio sgomberando tutto, se leva tutto, le leva e butta, che è quella roba del 15-18 proprio. Ma cosa c'è? Un nido dietro le cassette di qualcosa? Devi toglierlo. C'è qualcosa dentro? Sì, le larve, vedi, è pieno, guarda. Ah, sorpresa, belli, che belli sti vermetti proprio così dell'armadio. Oh, mi sta venendo proprio la cosa dei vermi. Ah, che schifo, come cazzo fa, madonna mia. Ma sto sacco cos'è? È roba che sto mettendo nel sacco per buttare via. Come devi buttare? Le butti gli elettrodomestici, questi glieli pulisci poi glieli rimetti su. Ma non puoi mica buttarglieli, scusa, questo si trova senza... No, non credo sia una cosa giusta da fare, buttare gli elettrodomestici, anche se lui non li usa, perché sicuramente non li userà, però no, è meglio di no, non... E questo? Che lui potrebbe... Guarda, cucù, la sorpresa! Avanti, che ci posso chiesto? Le scorze di? Le scorze di cazzo! Sì, quello nei momenti di solitudine, capito? È una tonnellata, sti libri. Ah, proprio pure lì, cioè, proprio butta, se butta, butta tutto, dagli fuoco, demolisci, che fa che capa, madonna mia, papà. Ciu ciu! Dove andiamo? Sul tavolo andiamo. Allora, tizi, qua siamo a metà dell'opera. Piano, piano con quel trenino, piano, madonna mia, che se cade a terra succede il casino, succede, piano. Proprio così, le ragnatele proprio a spaghetto proprio, ecco, ecco, vedi, la ragnatela a spaghetto mi mancava, Sto buttando l'ammoniaca fuori, per terra, perché tira via lo sporco, un pavimento così veramente, tanti appartamenti che ho fatto, mai visto una cosa del genere. E là ci vogliono proprio le fiamme dell'inferno, ci vuole proprio l'acido muriatico, proprio, l'armonia che non ho messo così tanto, questa è tutta una bottiglia, non bastava. A questo punto ci vuole per forza qualcosa più di ferro, insomma, ecco. Sì, proprio un martello pneumatico ci vuole, perché veramente non si può proprio. Avevo schifo proprio, ma il fango proprio. Quindi adesso voglio insegnarti come pulire per bene questo mobile e tutte le superfici così impolverate. Va bene. Oh, quindi ora la lezione di pulito, la lezione giornaliera del pulito, vediamo se gli è in pace. Si prende uno spruzzino, metà di acqua e metà di ammoniaca, si spruzza sulle superfici e con un panno in microfibra si passa e si toglie tutta la polvere. Oh, beh, è semplice, dai, non è una cosa difficile, vediamo se...
Se utilizzi tutti i giorni o comunque con frequenza un piumino sui tuoi modellini, li puoi tenere sempre puliti e spolverati. Vedi, col piumino giustamente se pulisce tutto, diciamo col gatto morto, diciamo, io lo chiamo il gatto morto, se pulisce tutto piano piano sopra, è giusto. Utilizzo il phon per spolverare senza toccare, l'aria è fredda, perché così non danneggiamo nulla. Ah, vedi allora il phon, perché come non ci ho fatto a non pensare prima? Il phon con l'aria fredda spulisce la polvere, vola tipo neve, fa. Quanti scarafaggini mi stanno uscendo, aiuto! No, vero, ho visto perché è pieno. Dal legno. Scarafaggi vivi tutti dal legno. Madonna mia, ma che? Prima le larve di così, mo gli scarafaggi nel legno. Ma io dico, ma chi com'è che fa sta cosa? Wow! Qui, raga, è proprio avvenuto il miracolo. Gli hanno proprio dato una pulita esagerata. Cioè, proprio pure in tre, che non pur di meno. Ma brave ragazze, brave. Luccica parecchio e... Basta lavarlo, sai? Wow, che roba! Oh, brava. Roberta ha detto giustamente, basta che lo lavi, resta pulito. Sì, certo, ovvio. Qui siamo nella stanza più preziosa. Ah, ma quindi non era una discarica. Io pensavo che fosse la discarica personale. Qui invece è un salotto dove stanno tutte le cose dei treni. Ah. Che splendore! Vedi, cioè la proprio rivoltata e ripulita tutta bella lucca e adesso bra, complimenti. Non è finita qui c'è il kit per spolverare. Carlo, come oggi ti ho mostrato, ci hanno regalato tutto il kit per pulirla. A parte che oggi tu non c'è, no? L'hanno regalato a te. Esatto, diciamo le cose giuste, non è che l'hanno regalato a entrambi, perché è vicina. L'ha regalato a te, Carlo, mi raccomando, fanne buon uso, sperando che lo userai, spero, se voglia l'anima, spero che lo userai. E niente ragazzi, quindi abbiamo visto oggi questa nuova casa ripulita, che è uscita proprio una casa bella, pulite e sistemate, diciamo. E quindi voi ragazzi, come ci avete casa? Ci avete pure voi casa come sto il nostro Carlo? Pure ci avete una casa più decente o peggio magari? Che cioè, peggio la vedo difficile, arrivare a peggio. Come ce l'avete? Scrivetelo qua sotto nei commenti, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video di venerdì, che non so ancora quale sarà, ma ci sarà un video venerdì. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao cari!